Ehi! Shh! Non vorrei disturbarla in un momento così intimo, spero. Piuttosto, lasciati ammaliare dalla silenziosa sensualità della donna alla toilette della pittrice Berthe Morisot. Questo piccolo olio su tela, che attualmente si trova all'Art Institute di Chicago, è sicuramente una delle opere più conosciute di Morisot, una delle poche donne che è riuscita a farsi largo tra i colleghi uomini e che, anche per questo, ha sempre riposto un'estrema delicatezza nelle sue opere. La cura del corpo e l'igiene personale femminile sono stati temi molto amati dai contemporanei di Morisot, ma mai nessuno è stato in grado di rappresentarli con la grazia che l'ha contraddistinta fino alla morte. Nel guardare il quadro, rimaniamo ammaliati dalla sensualità così genuina della ragazza, intenta a sciogliersi i capelli, assorta in chissà quali pensieri e fantasie lontane. Fantasie che possiamo solo immaginare, così come il volto della protagonista, volutamente non ritratto nello specchio. Stratagemma che, invece, era stato congeniale ad altri artisti. Questa scelta conferisce all'opera un'aria ancora più sospesa e sognante, obiettivo già ampiamente raggiunto grazie ai colori perlacei, le pennellate leggere e i delicati punti luce presenti sull'orecchino della ragazza, sul vestito e sui vari portagioie posti su una mensola vicino allo specchio. Curiosità. Sempre sullo specchio è presente la firma dell'autrice, come a voler indicare la vera, ipotetica natura del dipinto. Cioè un autoritratto ideale in cui l'artista prova quasi a fotografarsi, sospesa, aggraziata, eterna e misteriosa. Che dire, Bert? Hai fatto centro.